Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci con questo nuovo episodio di The World Ends With You. Ha avuto un riscontro molto positivo, mi ha fatto molto piacere, spero che avverrà anche con gli episodi successivi. È bello fare ogni tanto qualcosa di diverso. Innanzitutto vedete un attimo cosa ci sta qua. Raggiungi 104, avete 60 minuti, fallite e sarete cancellati, i Reaper. Ok, non l'avevo ancora letto. Magari qui adesso posso leggere qualche pensiero particolare. Natural Puppy? Che cacchio è? Questa è la stessa cosa che penso io, mia cara. Questo forse è Yuri, magari. Seguace. Quel tipo della classe conosce davvero Cat? Ah, sono così gelosa. Ma perché questa è una femmina? What the? Ma che... No, vabbè, ragazzi, mi sto cominciando a preoccupare su questo gioco, Cioè, scambi di sessi, cose. Come posso convincerlo a presentarmelo? Sul serio, se può farmi conoscere Cat, lo seguirò fino in capo al mondo. Disse uno dalla doppia sessualità. Va bene. E l'odore? Ogni volta che vado a Cat Street mi viene tanta voglia di una tazza di caffè. Ma è il caffè che è lì è sempre chiuso, vale a dire il bar. I Weebers. Weeby, weeby, weeby. Un pensiero che non ha assolutamente senso. Io credo che ce ne possiamo andare. Perché mi stai seguendo? Perché fai del tutto per non essere seguito? Cosa stai cercando di dirmi, ragazzina? Fottiti, io vado dove voglio. E dove? Siamo bloccati qui. Dobbiamo stare insieme, E mica ci siamo dati promessa eterna in chiesa. Non puoi battere i Noise da solo. Gioca nel tuo tempo libero. I partner lavorano insieme. Vedi, anche tu fai parte del gioco dei Reaper. Di corsa al 10-4. Sarebbe 10-4, il 104. Hai letto l'email, vero? Avessi una ragazza che mi seguirebbe in capo al mondo. Vabbè, fammi strada. Finalmente ci presentiamo. Ma stai zitto. Oh mamma. Focus. Altri pensieri, bello. Camaleonte. Ah, questo vuole un camaleonte come animaletto domestico. Dov'è il negozio che era qui un po' di tempo fa? Come gocce d'acqua. Ah, ancora quello lì delle scarpe, dell'hamburger, vabbè. È di qua, 104. Che cos'? Perché non si può passare? Cioè, praticamente tutto da fuori quella. Ragazzi, pure il culo un altro po'. Mamma santa. Perché ho la sensazione di essere osservato? Sicuramente non è lei che mi stava osservando il culo. Quel tipo lì, cosa sta guardando? Patto confermato. Deve essere uno che sta controllando il gioco. Ha visto che hanno fatto il patto e quindi possono passare. Ed è sparito pure. Vabbè, andiamo. Ah.
Quindi per il momento possono stare tranquilli. Che è successo? Ma perché poi si mette la gamba proprio in quel punto, porca miseria, e non fa vedere nulla? What? Solo uno stupido si farebbe fregare nel giorno 1. Voi due sarete cancellati prima o poi. Grazie mille! Concentrati su di me. Guarda, lo stavo facendo fin dall'inizio, mia dolcezza cara. Oh mamma, che casino. Se smetti di controllare Shiki, lei prenderà automaticamente il controllo al tuo posto sullo schermo superiore finché non sarai pronto. Oh santo mio. No, faccio fare a lei tutto automatico. Per favore. Non ho proprio la psicologia adatta. Però è bello che combatta anche lei. Intanto bruciamo la ranocchietta. E vedete, va tutto in automatico. Ah, è come se si passasse una specie di energia. Ottimo, ora possiamo combattere insieme. In squadra possiamo battere noi più velocemente. Facciamolo. Altro combattimento noioso? Sì. Sconfiggerlo su uno schermo per cancellarli su entrambi. Ottimo. Sono pronto, dolcezza! Maledetto! Combattimento concluso e non so come ho fatto. Non ancora Neku, guarda lì. Uè, questo sembra forte, come se avessi scelta. Ehi, stalker, non sono una stalker. Io e lui siamo sempre più simili. Vabbè, comunque, non combinare casini. Io non ne farò. È una specie di boss. Sì. E la madonna, che è qua? Il lupo di cappuccetto rosso. Aiuto! Brucialo! Hai ottenuto 500 yen. Sì ragazzi, perché non si pronuncia yen, ma si pronuncia en. Forse alcuni di voi non lo sapevano ancora. Trascina le spille nel cestino per venderle in cambio di soldi. Buono. Altri 6 giorni. Ce la faremo? Perché sono bloccato qui? E se vengo cancellato? Che diavolo di gioco è questo? Non può essere vero. Sono veramente bloccato qui, a Shibuya? È finito il primo giorno. E per il momento è andato tutto liscio. Voglio sperare che accadrà la stessa cosa con i giorni successivi. Ah, qua si può salvare tutto. Vabbè, perché salvare? Perché sennò poi si perde tutto. Salviamo. Aspettando la comodità del salvataggio. Ecco, ne è usciti. Ah, che bella fragolina. Siamo al secondo giorno, continuiamo un altro poco, va bene? E adesso dove mi trovo? Ma che? Siamo apparsi qui a caso? Spero che funzioni. Ehi, non spaventarmi in quel modo. Non fare la bambina, sei odiosa. Siamo sempre ancora più simili. Ecco la missione. Libera la scultura maledetta. Hai 60 minuti. Se fallisci sarai cancellato. E riecco il timer. Mneku, buongiorno, eh.
sembra una follia. Ancora non ci crede! Ma è assurdo! Aspetta. Perché la data sul mio telefono è cambiata? Deve essere passato un giorno. Cosa? Forse ci siamo addormentati dopo la missione. Ma... la statua da Chico? Quella del cane? Andiamo, Neku, sei attento. Adesso mi ignori? Se non collaboriamo, non supereremo la missione. E pensate che faccio anch'io così con le ragazze? Siamo identici. Cosa ho fatto di sbagliato? Sta maledetta stalker, che magari forse è pure Andrella. Oh! Ah beh, il messaggino che abbiamo già letto. Ah, adesso possiamo parlare con lui? Un secondo! Ma questo è un ciclo perenne! E vai da sola, infatti. Mamma mia, le ragazze come rompono i gioielli di famiglia. Non fa altro che lagnarsi. Perché no? Pensa ad una soluzione. Oh, ma questo è veramente da mandare a fanculo. Sto pensando, ma se tu per un solo minuto chiudessi quella ma è quello che non ci faceva passare nel giorno 1. Le ragazze non sono mai pazienti e vogliono sempre la soluzione a portata di mano da parte nostra. Un classico. Ormai non mi stupisco più di nulla del sesso femminile. Lo dico per esperienza diretta, ragazzi. Cioè, non lo dico tanto per dire. Ecco qua. Non posso leggere i suoi pensieri. What? Forse perché lui è un caso a parte? Non ci avete pensato? Oh cavolo! Tu, scansione ed elimina tutti i noise da quest'area. Madonna! Ma perché ogni volta che parla mi fisso su quel punto? Le abbasserei proprio la minigonna a morsi. La sua specie. Wanama! E che è? Un alieno. Volevo chiederti cosa mi vuoi chiedere? Un assorbente, che cosa? Ecco, però cacchio, pure tu che te ne accorgi adesso. Oh, c'è una spilla con la mano. Che potrei utilizzarla per abbassare la minigonna di questa? Gnam gnam. Ah, lei non può usare le spille a differenza mia. C'è qualcosa qui. Sì, eccoli qua.
Adesso devo fare tutti questi combattimenti. No, che figata. Fammi vedere. Aspetta un attimo. Guarda che figata. Venite qua, ragnocchette. È la madonna quanto ho torto. Dovrei averli ammazzati. No? Dove cacchio sta? C'era una ranocchia superstite. No, ma è una figata. Ancora? Ah, c'è anche il potere... Che è qua? Il potere lama? Ah, ecco, da vicino. Mi piace più quella con la mano, sinceramente. A qualunque distanza. Ma, si è vista. Facciamo quest'altro, dai. Altra spilla da usare adesso? Sì. Vediamo allora. Allontaniamoci un poco. No, figo. Il sistema di combattimento sta migliorando, eh. Vai con questi fulmini. Ragazzi, so che è un po' noioso all'inizio, ma è un lungo tutorial quello che stiamo vivendo. Obiettivo raggiunto. Meno male, possiamo passare. Non c'è più. Perché abbiamo eliminato i noise. Ma l'ho battuti da sola. Anch'io. Perché eri in un'altra zona. Eh? Come erano in un'altra zona loro due? Ok, ho recepito. Perché ne ha due? Magari è accaduto qualcosa che non sappiamo. Due è meglio di uno. Cioè, io e lei facciamo concorrenza a chi fa più battute squallide. Quindi, cioè, non prendertela. Il mio partner è uno psicotalento. Dovresti levarti quelle cuffie. Che maleducato. Vuoi chiudere quella bocca? T'ho appena incontrato, non mi piace affatto. Ma siamo proprio identici io e lui. E aspetta. Che palle le ragazze. Mamma mia. Oh. Sembra un piccione, stalker. Mamma mia, fatemi un po' i cavoli vostri. Vabbè ragazzi, direi a questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto, se volete commentate. E noi ci risentiamo ai miei futuri video. Lo so che l'inizio è lentuccio, ma vi posso assicurare che più avanti entreremo proprio nel pieno della trama. Bye bye.